cari amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, io sono Samuela Giove, questo è il mio canale. Benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Oggi una ricetta sempre nel mood carnevalesco. Porto sul canale una ricetta davvero molto golosa, ma al contempo facilissima, pochissimi ingredienti, ma risultato strabiliante. Avete già letto dal titolo? Comunque, ciao Andare, benvenuto a lei alla seconda star del programma, ragazzi. Oggi che giornata. 3, 2, 1, sigla! E fritto, ragazzi, i dolci fritti che chiamano carnevale stanno a carnevale, quindi non ci sta niente da fare. Andiamo a realizzare le castagnole, le mie castagnole, ma con un in più, un ingrediente particolarissimo, una farcitura golosissima che daranno quella nota di particolarità e di golosità inconfondibile. Seguite tutta quanta la ricetta, pochissimi ingredienti, pochissimi passaggi, ma vi garantisco che andranno a ruba come le ciliegie una tira l'altra. Ci vediamo dopo. Quindi per preparare le nostre castagnole al pistacchio abbiamo bisogno di 250 g di ricotta, 100 g di zucchero semolato, un uovo, 40 g di farina di pistacchi, 140 g di farina 00, mezza bustina di lievito e poi per farcire della semplicissima crema di pistacchi. Li trovate in tutti i supermercati, questa è di una marca strabuona che io vi straconsiglio perché è davvero eccezionale. E come attrezzi, diciamo, avremo bisogno di due sac à poche, una con beccuccio, questa un po' più particolare che ci servirà appunto per poter riempire le nostre castagnole col tubicino così, ed una sac à poche un po' più grande invece senza beccuccio che ci servirà per realizzare le castagnole in maniera più precisa. Allora, che cosa andiamo a fare? Semplicemente andiamo a prendere tutta quanta la nostra ricotta, adesso vi metto qua così mi vedete bene, ci andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato e andiamo a creare una cremina. Facciamo scendere bene tutto quanto lo zucchero e andiamo a creare una cremina, un po' come avete presente, no? Il passaggio che si fa quando si crea appunto il ripieno dei nostri cannoli siciliani. Mi avete tanto chiesto la ricetta, quindi ve la porterò a breve sul canale. Allora, creiamo questa bella cremina. Ok, poi ci andiamo a mettere l'uovo, preferibilmente se riuscite a temperatura ambiente, e andiamo a amalgamare in questa maniera. Poi, una volta messi gli ingredienti un po' più morbidi, passiamo alle polveri e ci andiamo a mettere la farina di pistacchi, anche questa la trovate tranquillamente nei supermercati, con molta tranquillità. A mettere tutta quanta, darà quel sapore in più. Poi, vedete, molto semplici da fare, nulla di così eccezionale. La farina magari la mettiamo in due volte, carnevale e fruttura, perciò i dolci che si propongono in questo periodo, almeno dalle mie parti. Scrivetemi giù nei commenti quali sono i dolci di carnevale più gettonati dalle vostre parti. Concludiamo con l'altra metà di farina. La facciamo inglobare bene bene, magari facendo roteare il nostro contenitore affinché sia molto più facile. Poi ci aggiungiamo il lievito, la mezza bustina di lievito. Avete visto? Il nostro impasto è pronto. Mescoliamo tutti quanti gli ingredienti e poi andremo a mettere il nostro composto nella sac à poche. Poi vi faccio vedere come procedere.
L'olio è a temperatura, olio rigorosamente di semi o di girasole, mai d'oliva perché altrimenti la frittura la rende molto pesante. E ho messo il nostro composto in una sac à poche con un'apertura senza beccuccio di 2 centimetri più o meno. Ok, ve ne faccio vedere una rallentatore così potete vedere. Pressate in questa maniera sul vostro, sulla sac à poche con un coltello tagliate creando delle piccole palline. In questa maniera. Ecco qua. La smuovete perché altrimenti, se no, ve ne faccio vedere una appunto, si appiccica. E le nostre castagnole, continuate così con tutto il vostro composto. Potete decidere di utilizzare anche il cucchiaio, ma così vengono più o meno tutte uguali. Ci vediamo dopo a castagnole cotte. Ecco le nostre castagnole cotte. Vi faccio vedere il dentro, che è spettacolare già così. Già in questa versione le spolverizzate di zucchero a velo e sono una goduria. Ma per renderle ancora più golose, siccome a casa mia, ma credo che anche voi, in virtù appunto della golosità, in fatto di golosità, viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda, le andiamo a farcire di questa meravigliosa crema al pistacchio, che non ho fatto altro che sciogliere leggermente al microonde e l'ho, appunto, come vi ho fatto vedere prima, trasferita in questo sac à poche col beccuccio lungo. Riempio e voilà! Continuiamo così con tutte le nostre castagnole, poi vi faccio vedere il piatto terminato. A tra poco con questa golosità. Mie castagnole al pistacchio sono di una bontà che per farvi vedere il prodotto finito ho dovuto mettere proprio gli antifurti al piatto, perché già i miei piccoli lupacchiotti, anche quelli grandi, stavano per, come dire, capitombolarsi sul piatto. Ma volevo farvi prima vedere i superstiti, le mie superstiti anche castagnole al pistacchio. Volete vedere? Volete vedere? Ta-da! Ragazzi, questo è quello che è rimasto di una frittura di castagnole e pistacchio. Vi garantisco, ma vi garantisco che sono di una bontà eccezionale. Una tira l'altra, davvero facilissime da fare. Avete visto? Avete visto come è davvero molto molto facile? In un non nulla avete questa colorosità che comunque rende anche molto particolare una preparazione carnevalesca. Le castagnole, sapete, l'impasto base è quello che vi ho fatto vedere, ma con la farina di castagne. Avete visto? Il risultato è davvero top. Alla degustazione si sente la morbidezza conferita appunto dalla ricotta che, amalgamata alla farina di castagne, che dà appunto la croccantezza, quel sapore molto molto particolare che con la farcitura fa proprio un binomio eccezionale. Quindi veramente seguite davvero passo passo la ricetta. Avete visto? Dura davvero poco, ma il risultato è strabiliante. Quindi, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella in modo tale che vi siate avvisati tutte le volte, ma proprio tutte le volte che mi esce un nuovo video. Lasciatemi tanti commentini, tanti pollici in su, fatemi sapere se rifate questo piatto. Ma lo so, e come lo so perché mi arrivano tutte le vostre foto su Instagram, uno dei social più adorati da voi. Ci sentiamo sempre su Instagram, mi fate sempre comunque tanta, tanta, tanta compagnia, soprattutto mi fa piacere vedere le vostre realizzazioni. Sono davvero molto, molto, molto felice di ciò. Quindi ci sentiamo su Instagram, ci sentiamo su Facebook, ci sentiamo su Twitter, ci sentiamo ormai anche su TikTok, insomma, sono in ogni dove come il cacio sui maccheroni, sapete benissimo che ormai ci sono. Come sono sempre presente ogni venerdì alle ore 18 sul canale YouTube. Alle 18 vedete, lo vedete anche qua, video che puntuale alle 18 e qui sulla piattaforma YouTube. Ma come fare per non perderlo? Qua sotto, qui sotto di me c'è un video, sì, un video, buonasera, c'è un tasto qui su scritto, come vedete appunto, da scritto iscriviti. Ragazzi, se oggi vi raccontassi la giornata mia, è davvero tanto che riesco a parlare, ma lo scoprirete, lo scoprirete. Quindi vi iscrivete, ritorniamo appunto al discorso, vi iscrivete pigiando il tasto da rosso, lo fate diventare grigio e con lo stesso principio attivate anche la campanellina, così sarete certi, insomma, che
Tutte le volte che pubblico un nuovo video, sarete certi con una notifica che in un punto non ve lo perderete. Qua sotto trovate anche sempre tutti quanti i riferimenti del mio indirizzo della casella posta elettronica, affinché voi possiate appunto indirizzarvi tutte quante le vostre lettere per la posta del cuore. Non solo un saluto, saluto che ci scambiamo sempre, ogni mattina, e questa cosa mi fa davvero molto 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 piacere. Sapete che siete entrati nel mio cuore, da lì non uscirete più. Voi, mentre siete sul divano, no? Oppure mentre invitate qualche amichetto, dei vostri amici, perché questo succederà tra poco a casa mia, ma magari siete là con una bella tisana, vi gustate queste castagnole. Se magari proprio volete completare mille per mille, questo meraviglioso momento di relax, ta-dan! Vi leggete una bella poesia del mio libro Isole, che trovate qua, vedete, lo trovate qua. E il momento di relax è garantito con una bella poesia romantica, davvero una castagnone, magari una bella tisana. Che volete di più? Che cosa volete di più? Ragazzi, buon carnevale, rifate la ricetta, mi raccomando, non perdetevi nessun video, condividete questo video perché vi garantisco che sono una bontà. E come sempre vi ricordo che con Samu in cucina ogni creazione io le mangerei tutte, è divina. Buon carnevale a tutti quanti voi. Vi voglio bene, ciao, venerdì prossimo.